Ma non poteva portarci qui con i corvi, tipo, no, ci saremmo dovuti fare tutta la cosa, la Quindi tuo padre come ha reagito alla notizia che hai accettato il mio invito? Io non credo che dovremmo parlare di mio padre. L'ha presa bene, eh? D'altronde, tra la mia ex moglie e il mio ex collaboratore scontento, non ha certo una visione imparziale. Ma tu sei curioso, di mentalità aperta. È importante. Rist, mister, fate come se non ci fossi. Se devo Ma sono essere due sincero, parchiglie. Loki, sei fortunato che non abbia ritirato l'offerta dopo che hai liberato Tyr. Ma immagino che passare del tempo con lui sia già una punizione, vero? Almeno Mimir non ha mai perso il senso dell'umorismo. Dai, ormai è acqua passata. Voglio pensare al futuro. Ehi, ehi, ehi! Vi voglio addestrati, non decapitati. Limitatevi alle zone sotto il collo, ok? È così che fate quando non ci sono? Padre di tutti, gli Regina Gna? Aenerir sono pronti alla benedizione. Sono qui per questo, no? Ah, una nuova regina delle Valchirie. Gran soldati gli Aenerir. Anche se tendono a uscire dal Valhalla un po' confusi. Per loro faccio il possibile. Li aiuto a ricordare chi erano in vita. È importante, non credi? Avere un'identità dà un significato alle cose. Mun Finnafen. Rotgar, Mi sta facendo lavaggio il cervello. Mun Finnafen. Gor. Mun Finnafen. Diana. Sono duri coglioniti. Oh. Ok, continuiamo. C'era Ah, stampo di. i libri, bene. Quelli sono per lui. So che leggi molto. Questi sono alcuni volumi della mia collezione personale. Grazie. Jorgen, spero non sia odore di funghi. Senti, apprezzo la tua offerta, ma non ho ben capito cosa ti aspetti da me. Al momento sei solo in visita, Loki. Una cosa alla volta. Può bastare, Carl. Con tutto il rispetto, devi sapere che sono qui per studiare, non per servire. Non mi serve proprio un altro servo. Mi serve qualcuno con voglia, curiosità, che sappia prendere l'iniziativa. Ha un bell'aspetto, è brasato? Ma perché io? Perché sono metà gigante. Capirai, come Thor. Erland, cerca di restare sveglio, intesi? Ok, ma. Senti, non pensarci troppo. Ho un progetto che credo ti interesserà. Un'ottima occasione di imparare per entrambi. Ma la mia famiglia, i miei amici. Devo sapere che nessuno si farà male. E perché dovrei fare del male? Se ti ricordi, è dall'inizio che voglio solamente una tregua. Senti, ora sei qui. Non preoccuparti. Andrà tutto Mosca bene. Di merda. Siamo quasi alla tua stanza. La mia stanza? Già, proprio qui. Ma villa lussuosa. Quando vuoi, prendi ciò che ti serve e curiosa in giro. Non sei un prigioniero e, cosa più importante, io non sono tuo padre. È fin qui. Padre di tutti, serve il vostro intervento. Sif, non hai dato il benvenuto al nuovo ospite. Saluta Loki. È lui? Qui, a casa nostra. Che piacere. La mia diplomatica. Tutto bene nel nuovo... Sif, non era un lupo, tipo. I profughi stanno bene. Il problema è con i nani. È tornato voi sapete chi. C'è sempre qualcosa. Appoggia quei libri. Dobbiamo vedere una volta. Sì. Era così gelido nei miei confronti che ho iniziato a temere se avesse cosa ho fatto a modi. Ma so che non può avermi visto nessuno. È già abbastanza grave che incolpi mio padre... E ora sono a casa sua. Se so cosa è giusto per me e credo di saperlo, sarà meglio tenersi a larga. Non mi ricordo. Lei chi cazzo è? Nella mitologia norrena. Bene. Eccomi. Lui dov'è? Lui? Oh, proprio lì, padre di tutti, signore. Siamo tornati dai nani. Minchia, ma è comodo sto potere comunque. Ci ha messo un secondo ad arrivare dai nani. Capo,
Quanto tempo? Qual è il problema? Nessun problema se l'obiettivo sono trappole mortali instabili. Ho approvato questi progetti personalmente e parecchio tempo fa, aggiungerei. Ti sei svegliato con la voglia di rompermi le palle? Chi è il ragazzo? Un ladruncolo in erba? Oh, non c'ha scammato. Puzzi di idromele da 4 soldi, senz'altro la tua caratteristica migliore. Ora ascoltatemi, è la vostra intera economia che vi parla. Voglio dirvi che ho fiducia in voi. Ho fiducia che possiate consegnarmi queste macchine come promesso, rispettando tempi e costi e, ovviamente, in sicurezza. I nani non mi hanno mai deluso e non cominceranno oggi, giusto? Bene. E si riparte? Ok ragazzo, ora puoi tirare il fiato. Quando sei pronto per lavorare e avere quelle risposte, vieni nel mio studio in fondo al corridoio. Ah, stiamo in una villa, tipo, cioè... Oh, un hotel. Cambiati pure i vestiti. Come, mi aspettavo la casa di Odino un po' più sfarzosa. Qua abbiamo, esatto, un dipinto, tipo. Ah, no. Ah, qua è il deposito, tipo. A modo che le farbe di Asgard su misura per Loki. Ah, quanta attrezzatura. Che ci faccio? Porca madonna, aspetta un attimo. Fammi raccogliere la roba qua. No. Magari mi sta bene. C'è sicuramente meno fango. Bene. Uccidere un nemico con una freccia runica ne visse immediatamente una. Wow, non male. Ah, quanta attrezzatura. Ah, vedi che io ho vari tipi di archi. Questo lo posso fare al 2. Danni di stato delle frecce uniche totalmente aumentati. Vedete l'arco e le vocazioni uniche hanno ricariche ridotte. Mi sa che mi faccio questo. Quanto ci vuole per farlo al 3? Ci vuole un po'. Vabbè, per il momento ce lo teniamo. Oggetti speciali. Allora, abbiamo da fabbricare... Tutti i danni inflitti vengono aumentati quando le frecce uniche sono esaurite. Le frecce sigillo infliggono uno stato aumentato. Ne fa tutto schifo. Ah, tutti con i resti di bestia posso potenziare. Io ho questo e questo. Gli attacchi mischi con un nemico a cui sono stato inflitto di solito infliggono notevolmente più stordimento. Mentre di sotto abbiamo... Ah, le risorse... Ah! Oh! Ma ho sopra la pietra di risurrezione? No! Ah, perché già c'ho quella semplice, devo sprecarla e poi sblocco quella superiore. Vabbè. Ah, vedi, non cambia un cazzo le armature, ti manca... Ti vede solo... Un cazzo proprio. Vedo che la seconda perfezione è donata... No, vabbè, c'è un cazzo. Accessori, qualcosa di nuovo? Questa che non mi interessa. Boh, veramente andiamo avanti così. Sincero, non ho nulla da potenziare. Oh, che cazzo? Wow. Loki, giusto? Apprezzo l'ironia di tutto questo, davvero. Ma? Questa stanza era sua, lo sai? Di chi? Di mio fratello. Tuo fratello? Ah, quello che abbiamo ucciso. Ah, tuo fratello. Davvero? Io non ne avevo idea. Uh-huh. E ora è tua. Goditela. Trud Torsdottir. Rilassati. Si chiama Thor. Non è un'eredità pesante da raccogliere. Thank you.
Stiamo meglio senza di lui, Loki. Credimi. Vieni con me. Oh, dove ci porta? Nella stanza dei gioi? Ah, non dimenticare la spada. Hai estratto tipo una forbice. Qualcuno poi lo riparerà. Uso come le armi, come quelle di Thor. Che se non sei prescelto ti cure. Che tipo di spada è? È nuova, è unica. Me la diede mio padre per addestrarmi come Valchiria. Ti addestri come Valchiria? Hai tempo per parlarne? Stavo giusto andando alla grande sala. Ma se devi andare a lavorare, lo studio del nonno è in fondo a quelle scale. Parliamo. La signorina si è bloccata? Ah, non vuole parlare. Mi schifa. Guarda come mi guarda. Niente, sì, non mi vuole parlare. Quando torni vieni a salutarmi. Ciao, sono già tornata. Ciao. Ci vediamo dopo. Io volevo sapere due spiegazioni. Sì, ho capito. Sì. Beh, non lo vedi che sto annuendo e dicendo sì, ho capito? Io. Ah. Sì. Sì, va bene. Ma lo vedi? Sei tu che non mi fai parlare. Uno più uno col corvo. Io non mi devo pulire le orecchie. Sei tu che dovresti smetterla di gracchiare e accettare la risposta che tu sai ti sto per dare. Oh, con la spada. Io stavo solo dando un'occhiata a quel vecchiume. Quello ce l'ho da... chi si ricorda? Hai un nome? Ingrid. Davvero? Sì, perché no? Prendila, se ti piace così tanto. Sul serio? Abbiamo una spada! Un piccolo extra per il lavoro. Grazie, grazie davvero. E dicono che io sarei cattivo. Avanti, andiamo. Non c'è di che. Sì, è un Pokémon. Tipo Double Edge su Pokémon, quello. Cammina con Odino. Ma io mi vorrei fare un pochettino i cazzi suoi prima. Vedi, farsi i cazzi. No, c'è una cassa che non si apre. Loki, facciamo due passi. No, tu hai detto che potevo esplorare i cazzi miei. Io volevo fare due passi. Ma perché ha una grotta dentro casa? Ho frainteso tutti. Pensi che mi interessi solo la guerra? O il potere? La ricchezza? No, quando mai? Il raggio. Sai cosa mi interessa? Le risposte. Come a te. Sai, per i mortali è facile. Di fronte alle grandi domande della vita si rivolgono a noi per avere le risposte. Conforto divino. Sappiamo entrambi che è una farsa. E se le avessimo noi, le domande? Perché siamo qui? Per dare risposte ai mortali mentre nemmeno noi le abbiamo? No! Siamo molto di più. E ho qualcosa che lo dimostra. Che cos'è? È ciò a cui aspiro. Tu lo senti, vero? Io sento... conoscenza. Verità. Tutta la verità. Tutte le risposte. Possiamo scoprire perché esistiamo, cambiare il nostro destino, fermare il Ragnarok per sempre e forse salvare coloro che amiamo. Come? Ero un giovane dio quando l'ho trovato. Ho passato la vita a studiarlo, a esaminarlo, finendo spesso in un vicolo cieco. Ho cercato e finalmente ho trovato questo. Hai visto?
o siete la stessa energia mistica? Ha aperto una crepa. Non possiamo guardare dentro. Non è consigliabile. Oh. A che serve questa maschera? Capisci che c'è scritto sopra? Non sono parole dei Nove Regni. Smolder. Obsidian ispita. Questo è Grego! Dalla terra ardente e scintille di ossidiana e un campo di battaglie mai combattute. Ne sei sicuro? Se questo è un indizio, so cosa significa. Non è che proviene dalla terra... E che significa? Continua a collaborare con me e lo scoprirai. Non devi uccidere nessuno. Non devi tradire tuo padre. Beh, già l'ha fatto. O ciò in cui credi. Andiamo, hai sentito ciò che ho sentito io? Le risposte sono lì dentro, tiriamole fuori. Insomma, hai tradotto questa lingua come niente fosse. Se io ti aiuto, che devo fare? Thor, vieni qua giù. Padre di tutti. Madonna di Dio! Devi seguire questo frammento. Prendilo. E insieme a questo bisteccone, vedi dove ti porta. Non ti prometto niente. Sciocchezze. Buona caccia. E tu? Sii gentile con lui, hai capito? Chissà dove ci sta mandando. Secondo me non torneremo mai più. Ma? Muspelheim. Oddio. Il resto della maschera è qui. Il padre di tutti ci ha mollato qui. Tu che ne pensi? Su, prendi quello e mettiti al lavoro. Facciamo squadra con Thor, il nostro nuovo padre. Quindi? Sì, Kratos non la prenderà per nulla, che beh. Che cazzo ne so. Il padre di tutti crede che tu sappia quello che fai. Allora fallo. La maschera è in armonia con l'obiettivo di Atreus. Deve mettere luce quando è sulla giusta strada. Ah, tipo bussola! Di qua. Strano. Beh, intanto... Vai, Thor, spacca un attimo. Stavo per farla... con quelle braccia. Giusto. Porco! Vediamo cosa sanno fare loro. Oh, la spada! Attacca solo lei! Oddio! Anzi, posso comandare dalla distanza! Ma che figata! Non male! Oddio! Ma che figata st'arma! Non faccio un cazzo! Madonna, ma è fighissimo! Ho sbagliato, vabbè, sti cazzo. Non stare a rialzarti. Ora dove dovremmo andare? Controllo. Di qua. Dobbiamo spaccare niente tutto il paese qua. Lassù c'è una sporgenza che potremmo raggiungere. Se solo... Lento. Ehi! Ah, proprio tu mi uccisi! Non puoi! Ah, con Torzi era passeggiata a scala... cos'altro dovevo roba. Lanciarti? A me non faccio niente. È presto. Ah, torre, è mio! Riscilo tu, ragazzi! Minchia, comunque con un hit faccio quasi tutta la barra dello stordimento, minchia! Ragazzino, qualcuno ci sta bersagliando col fuoco da lassù! Usa l'arco! Chi è che ci sta bersagliando?
Minchia, livello 4. Vuol dire che con la spada posso rompere sti cosi, mo? Sai, ho riscosso il debito di sangue con tuo padre per ciò che è successo ai miei figli. Ma il tuo... Che vuoi dire? Ne riparleremo, padre. Il nostro debito di sangue. Che cazzo abbiamo fatto? Maschera. Giusto. Ruba, ruba tutto. Di qua sicuramente. Thor, te vuoi muovere? Io vedo proprio avvicinare del tutto. Tra quelle rocce. Ehi, potresti. Mamma, con calma, che non ci sta già fatto ancora. Sì, esatto. Immagina come può ridurre le ossa. Vuoi parlare di pagamenti di sangue? Che mi dici dei giganti che tu hai ucciso? Erano la mia famiglia. Tamur, Rurimir. Anche loro erano dei tuoi. I giganti erano la piaga dei nove regni. E ho gioito per ciascuna delle loro morti. Ma la roba... Senti, cambiamo argomento, ok? Sai, quando sono stato qui con mio padre abbiamo superato tutte le sfide di Surtur. Pensi che tu... Non provocarmi. Comunque ho cambiato l'arco, ho cambiato pure le frecce. Ma non è più a tre colpi e due in verticale. Ok. Vabbè zio, però con Thor non c'è sfizio, cioè almeno con Kratos veniva a fianco a noi, questo proprio... diceva fanculo. Almeno capito, ci veniva sempre al suo stesso livello. Ascolta, Modi aveva qualche problema, ma era mio figlio. Rip. L'unico motivo per cui non ti spiaccico è quel pezzo di legno rotto. Senti, chiaramente nessuno dei due può svolgere questa missione da solo. E voglio stupire il padre di tutti tanto quanto te. Non devo piacerti, ma dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Giusto un po'. Fidarci. Is. Lui ha un one shotato e io ci metto un quarto d'ora. Vai, spadina, vai! Nessuno è alla mia altezza! No, no, sì, per carità di Dio, che ci non arriva alla tua altezza? Troppo facile! Non mi aiutava, no, non si è voluta giusto. Ma no, zi, ma Thor è un animale! Nel complesso non male, ma non abbastanza aggressivo. Sei libero di darti da fare pure tu! Ti sto dando fiducia! Madonna, zi, torna e chill! Di una cattiveria mai vista! Vabbè. Comunque la spada è troppo figa. E la maschera dove dice di andare? Aspetta un attimo, zi, che devo da... A sinistra, ok. Che è sta zona? Ehi ragazzo, dove ci porta la maschera? What? Qua è come se ci fosse tipo una porta. Non penso che la maschera volesse condurci. Dove si va ora? Te stai zitto! Di qua, oi! La maschera indica questa direzione. Dobbiamo provare a scendere. Spaccanate. E comunque non ti provocava. Le sfide sono divertenti. Che si messe in angolo? Non ti diverti mai. Sei molto diverso da tua figlia. Lei sembrava. Vieni a vedere. Che c'ho? Oh no, questo voce me le butta sotto. Quando sei pronto. Thor, ma che. Nel cielo comunque. Ehi, l'altare di Surtur. Non sei morto lì, vero? Piana rovente.
Comunque Toro ce l'ha proprio capito. Stavo pensando. Beh, è un problema tuo. Tipo taxi, fa, no, l'ascensore. Ah, perfetto, lui ha ucciso 6, dico. Non penso che riesci a affrontarle con lui. Prima affronti. Vabbè, sì, ha tolto metà vita con un hit. Avanti, Thor, provale. Che hai da perdere? Tempo. Voi provateci. Sei stanco? Ma figura. Oh oh! È uscito uno grosso! Un orco! Hai paura? Vabbè, Thor sì, fa tutto lui! Un altro orco! Allora, fatelo tu quello, non ti preoccupare che non me la prendo. Guarda, oh, qualcuno può aiutarmi? Siamo ancora. Ma sono due! Te, ti do una mano. Oh, m'ha preso. Giustamente non siamo grado, quindi non lo possiamo cavalcare il tizio. Ish. Asfaltati. Oh, bel droppettino. Il padre di tutti ha aspettato centinaia di inverni. Che vuoi che sia? È spassoso. Bene, tu resta qui. Signor sì. Okay. Tu resta qui. Tenerlo occupato per un po'. Spero. Forza, impegnatevi di più. Cioè, tu resta qui. Ehi, Ingrid. Ti fidi degli Aesir? Voglio dire, io non posso fidarmi di loro, ma loro devono fidarsi di me. E per farlo devono credere che io mi fidi di loro. Giusto. Già. Qui c'è per forza qualcuno. Non potete andare, infastidire Thor. Infatti, perché devono cagare cazzo a me? Alfa! Da dove spuntano questi esseri? No, c'è la tana, c'è la tana. Spacca la tana. Schiaffa. E spacca sta tana. Morti? Perfetto. Ora intanto si sta a divertire. Qualcosa da lutò. Perfetto. Poi ci buttiamo nel dipinto e poi non ci trovo più. Diciamo, ma dove è andato che ci ha trollato? Esatto. Oh, si dice, che cazzo è? Si è compenetrata una cosa. Ma che cazzo? Ma? C'aveva una spada nel collo. Ma? Ma questo che cazzo ci fa qua? Lo sai, malgrado il tuo addestramento da guerriero, ti spaventi facilmente. Non mi hai spaventato. Che cosa ci fai qui? Una ragazza non può decidere di visitare un altare. Tu vai, sei qui per la biglia di Surtur. Può darsi. Surtur, il gigante di fuoco. Tu stai cercando altre biglie dei giganti. Sai di cosa si tratta qui? Tipo della storia della vita di uno del nostro popolo. E forse è anche un ripostiglio. No, direi che si tratta più di sfidare il destino. La questione è che cosa ci fai tu qui? Riscrivo la mia storia. Quello te lo ha dato Odino. Non è... Beh, me l'ha dato, ma non è... Non collaboro con lui. Non gli direi mai del Bosco di Ferro, se è questo che ti preoccupa.
e non sono al suo servizio. È la profezia a dirlo, non io. Come cavolo ti pare? Io devo trovare una biglia. Mi puoi aiutare se vuoi? Va bene, ma sei sicura di voler violare le regole? Non c'è nessuna profezia su di te che raccogli le biglie. Il finale non è ancora stato scritto, giusto? Avanti, campione. Oh, salve. Una spada senziente. Ah, un'altra biglia di Surtur. Un'altra? Però è senza anima. Che senso un'altra? È ancora in circolazione. Tempo fa mi hai raccontato di come se ne andarono i giganti. Pensi mai a loro? Sempre. Sono lontani da qui, lontani da Odino. Ce l'abbiamo in tasca, infatti. Ma mi chiedo in che terre siano e quali mari abbiano attraversato. Perché? Voglio trovarli. Salverò mio padre e poi... poi li troverò. Inizia. Chi è? Inizia il filmino. Non Surtur, poco ma sicuro. Guarda quanto ghiaccio. E la controparte. Sì, non credo di averla mai sentita. Ed ecco Surtur. Wow. Chissà che battaglia. Già, finché... finché? Hanno smesso. Oh! Oh, no, no, no! Guarda, hanno combattuto insieme. A quanto pare sono persino amici. Molto più che amici. Grandi. Ma stanno... sì. Adesso oh, spicco sul Turino. Buon per loro. Però sembra che il loro amore li abbia fusi in una specie di creatura enorme. Ah, vedi, questo è il grande sul Turino. E poi Ragnarok annienta Asgard. Ah, Ragnarok, la fusione di Surtur e Sigmar, ragazzi, io. Beh, è stato molto interessante. Oh, ti ricordi il serpente con dentro l'anima? Come potrei dimenticarlo? L'ho visto. Diventa sempre più grande. Ma o diventa il serpente del mondo molto velocemente. Già, sentivo che sarebbe successo. Io starò qui, così il tuo amico non si accorge che gli è sfuggito un gigante. Ma certo. Però fa attenzione, ti prego. Anche tu, Loki. Qui ci separiamo. Poi ci troviamo Thor di faccia. E Ingrid. Madonna. Ma Thor sarà morto di che? Di infarto. Anzi, ma quella sta meglio di noi. Cioè, sta proprio a chillà. Niente dubbio. Lo ammetto. Quando ho finito c'erano. Ma guarda che pezzo di merda, dammi la mano! Sì, come il grano, la lava una rossa di sangue. Crude sarà. Grande, mi dai una. Una fanculo, Thor! Perché ci metti tanto? Infame! Non ti immagini quanti di questi cosi ho appena ucciso. Immagino tu quando le puoi uccidere. Diciamo devi pure qua. Hai ragione, a Trude piacerebbe tanto. La caverebbe meglio di te, quello è certo. Ah, fangulo. Oh, oh, è uscito il boss. C'è un po' nella cacca. No, sono due boss. Voi mi state perculando. Ma Thor, mo ti faccio pure una bomba se vuoi. Avresti potuto farlo prima. Mi sembrava che te la stessi cavando. Ti grazie, cavo. Siamo ancora delle pippe noi. Fammi controllare. Dove ci porta? Ah, ma credo di qua, c'è un...
No. Di qua. Ah, giustamente. Pare che dobbiamo attraversare quella porta. La panzata fa venire il terremoto. Impressionante, non trovi? Vera roba da Dio. Tu sei un Dio. Sei. Dio. Sei pure io. Au. Ah, è pure io, caga. No? È qui. Questo è il punto. Beh, dov'è? Nella lava. Boh. Ah. Sì? Oh, no! No! Minchia, al pelo! Ah, cavolo! Un piccolo consiglio. Immergere la mano nella lava non è piacevole. Non ci ho pensato. Beh, così va. Intelligente il ragazzo. Ottimo, andiamocene di qui. Non provare a fregarmi di nuovo. Sei un bravo ragazzo. Sei sempre un gigante. Gioirei anche nell'uccidere te. Che cosa hai fatto? Loki, il raggio è più luminoso. Vedi, ci sei riuscito. Guarda, una delle parti è completa ora. E si legge tutta. Non riesci a tradurla? Non ancora. Sai, ho una mia teoria. Credo che trovando il resto. Oh, ma davvero? Potremmo usarla per guardare qui dentro, senza magari perdere un occhio, o peggio. Hai visto? Siamo un'ottima squadra. Non è vero? Non è vero che siamo una fantastica squadra? Proprio come te, Baldur. Oh, avete fatto i bravi voi due? Thor è stato grande. Ho imparato molto da lui. Hai imparato qualcosa da lui? Sì. Dici davvero? Come offendere persone? Va bene. Cosa hai insegnato al ragazzo? Niente. Cosa potrei mai insegnargli? Esatto. Ah, ecco quello dove era andato a finire. In realtà io lo sapevo già. Ci hai ripensato? Non so perché sono venuto ad Asgard, ma ora mi rendo conto che non era per spiarti. Sappi che ti puoi fidare di me. E per aiutarti a portare questo a termine, devo potermi fidare di te. La fiducia si guadagna, ho capito. Prendila. Prova a capire il resto. Se rimarrai, ovviamente. Mi devi dire cosa stai cercando là dentro. Tu pensa a tradurre. E io ti dirò tutto quanto. E su questo, giovanotto, puoi fidarti di me. Insomma, puoi fidarti di me. Torna alla stanza di Atreus. Culo, ci arriva la bacia. Oh. Oh, cassa. Ma perché questo c'ha le casse dentro casa? Lo tocco! Non lo tocco. Quindi sei sempre così duro con Thor? Sembri arrabbiato con lui. No, capisco. Ma non è quello. È... in tutta onestà, è l'unica lingua che conosce. Ah, mandarlo a fanculo è l'unica lingua che conosce. Vabbè, ci sta. E ho sbloccato questa. Oddio, quale prendo? Ma proviamo un po' questo. Poi come armatura ho sbloccato degli accessori nuovi. Questo. Usare un'evocazione unica e istantaneamente le frecce uniche e le potenze per un breve periodo di tempo. No. Dico davvero, provaci tu a essere gentile con lui. Vediamo dove ti porta. A fare in culo. Bene, andiamo, Ughi. Vedi se torna lui, che mo se n'è andato, se mi fa qualcosa. Cavolo, però era figo se ci fosse stata in interazione o qualcosa.
oggetto. Ma vedi che si poteva aprire da casa? Prima non la potevo aprire. Ruba, ruba tutto. Vai, vai, tanto non gli servono i soldi. Minchia, 800 d'argento. Bel bottino. Ma Tizia sta ancora qua fuori? No, se n'è andata. No. Ehi, sei tornato? Oh, sì. Com'è andata? Papà ha fatto il bravo? Sì, nel senso, meglio di quanto mi aspettassi, credo. È la spada dello studio del nonno. Oh, sì, si chiama Ingrid. Ciao, Ingrid. Wow, il padre di tutti si fida proprio. Sono felice che tu sia sopravvissuto al primo giorno. Anch'io. Domani parliamo di Valchirie. Senz'altro. Adesso già abbiamo la sua fiducia. Perfetto. Beh, è stata una giornata strana. Esatto. Si va a dormire? Mica col sole. Vabbè, ok. Povero Kratos, scammato così dal figlio. Buongiorno, fratello. Niente notizie, mi dispiace. Ho un piano. Davvero? Alla ricerca del figlio perso. Le norme. Le hai trovate una volta. Potresti ritrovarle? Ci potrei provare, ma non so come sono questo... Sono le parche di queste terre, non è così? Potrei sapere cosa sanno. Le troverai poco collaborative. Basta che riesca a trovarle. Dove le cerchiamo? A Midgard. Ma se Atreus è ad Asgard, non riusciremo a liberarlo senza esercito. Noi dovremo crearne uno. Già, niente come una guerra disastrosa può... Ma no, che palle questo! Il ragazzo se la sa cavare. Magari se gli deste un po' più di tempo. Tu non sei affatto esente da colpe. Ha incoraggiato la sua avventatezza, la sua confusione. Io non voglio la guerra. Ma se Odino ha preso mio figlio, non ci sono limiti a ciò che fa. Cheat da un dio della guerra. La tua natura è sempre stata chiara, Kratos. Ma per te, Freya, la guerra sarebbe una priorità. Non è la Freya che conosco. Spero che le norne possano darvi un consiglio. I miei di consigli non sono più utili qui. Tyr, fermati. Non è il momento di dividersi ulteriormente. Vieni, siediti. Ti prego. Non hai detto niente. Francamente sono sorpreso che proprio tu voglia conoscere il destino. Ma... il tuo istinto non ci ha mai deluso finora. Cerchiamo le norne. La parola del fato.